Allora, facciamo il punto della situazione. In questa settimana dobbiamo affrontare gli ultimi argomenti di algebra lineare. In particolare, continuiamo con gli autovalori e autovettori e come applicazione andiamo alla classificazione e riduzione a forma canonica delle coniche. L'altro argomento che dobbiamo fare prima della fine della settimana è il cambiamento di base. Quello sarà un po' più accennato, però diciamo già l'abbiamo incontrato di fatto questo cambiamento di base, però in maniera non ben definita, non è stato ben definito. Allora, cominciamo col discorso degli autovalori e degli autovettori. Allora, se vi ricordate, abbiamo dato la definizione di autovalore e di autovettore e abbiamo detto che se una matrice è simmetrica, gli autovalori sono tutti reali. Questo però non l'abbiamo dimostrato. Per poterlo dimostrare, andiamo a introdurre una nozione che è comunque utile, il prodotto ermitiano canonico su Cn. Di prodotto ermitiano parliamo solo di quello canonico. È l'analogo del prodotto scalare. Allora, stavolta lo spazio vettoriale non è Rn, ma è C alla n. E come si fa il prodotto ermitiano canonico? Si indica con lo stesso simbolo del prodotto scalare. Perché? È perché se x e y sono due vettori reali, coincide con il prodotto scalare. Quindi è una estensione del prodotto scalare canonico a C alla n. Questo qua è definito come la somma per i che va da 1 a n, x è uguale a x1, xn, y è uguale a y1, yn, stiamo in C alla n, tutti e due. Stavolta cosa faccio? Invece di fare x con i per yi, faccio x con i per yi coniugati. Se ci pensate un attimo, questa il fatto di mettere il coniugato, se y è un vettore con coefficienti reali non gli fa niente, è esattamente la stessa cosa di prima. Ma è la giusta modifica, la giusta estensione del prodotto scalare in C alla n per mantenerne le proprietà. Se vi ricordate qual era una proprietà del prodotto scalare, la prima proprietà del prodotto scalare? Era che x, scalare x, dovesse essere un numero reale positivo. E adesso prendiamo il prodotto ermitiano. Quando vado a fare x ermitiano x, cosa viene? Viene somma per i che va da 1 a n di x con i coniugato. Quindi viene la somma per i che va da 1 a n di x con i modulo quadro, questo è il modulo dei numeri complessi, che è maggiore o uguale di 0. E inoltre x è uguale a 0 se e solo se x è il vettore nullo. Ovviamente se qua mi viene 0 vuol dire che tutti questi moduli sono 0 e che quindi tutte quelle coordinate sono tutte nulle. Ok? Quindi la prima proprietà rimane valida, cioè il prodotto ermitiano è definito positivo. Ok, poi il prodotto scalare com'era? Era simmetrico. Stavolta abbiamo che x ermitiano y è uguale a y ermitiano x coniugato. Per quale motivo?
x mediano y, lo scrivo qua sotto, x mediano y è uguale a somma per i che va da 1 a n di x con i, y i coniugato, uguale a somma per i che va da 1 a n x con i coniugato, y i, tutto quanto coniugato, perché il coniugato di una somma è la somma dei coniugati, il coniugato è il prodotto e il prodotto dei coniugati, se vi ricordate. Quindi quando io vado a coniugare qua, il coniugio passa dentro, poi il coniugio di un prodotto è il prodotto dei coniugi, quindi coniugando questo mi viene x con i, coniugando questo mi viene y con i. Quindi questo non è altro che x, scusate, y per mediano x coniugato, che il prodotto è commutativo. Ok. Quindi si dice che è antisimmetrico. Anti nel senso che quando andiamo a... non è proprio simmetrico. Anti non è che sia una parola molto ben scelta, perché a volte anti potrebbe significare un meno, ma insomma qua significa un coniugio. Chiaro? La terza proprietà c'entra qua, quindi la scrivo qua per non perdere. La terza proprietà, beh, se io faccio lambda x1 più lambda, chiamiamolo u, più mu v scalare y, questo è uguale a lambda u scalare y più mu v scalare y per ogni lambda e mu appartenenti a c, u, v e y appartenenti a c alla n, cioè è la solita, la linearità a sinistra. Oh, però qua nasce subito un'osservazione: se io la combinazione lineare non la faccio a sinistra ma la faccio a destra, se io ho per esempio x scalare lambda u più mu v, qua mi viene lambda coniugato x scalare u più mu coniugato x scalare u, x è ermitiano u, quindi per ogni lambda e mu appartenenti a c, x, u e v appartenenti a c alla n. Cioè questo non è che lo devo scrivere, si dimostra prendendo dalla 3 e dalla 2, cioè essendo il prodotto ermitiano lineare a sinistra e antisimmetrico, che succede che a destra è antilineare, cioè i coefficienti, il più lo posso portare fuori, anche i coefficienti li posso portare fuori, ma quando li vado a portare fuori a destra, siccome a destra c'è i coniugati, mi escono col coniugato, è banale. Ok? Quindi, che cos'è il prodotto scalare canonico? Allora, cos'era un prodotto scalare? Era una forma bilineare simmetrica e definita positiva. Ricordate? Bilineare e simmetrica erano la proprietà 2 e 3 messe insieme, e definita positiva era la proprietà numero 1. Qua si parla... il prodotto ermitiano canonico è un esempio di forma sesquilineare. Questa parola sesqui significa una volta e mezza. Perché una volta e mezza? Perché chiaramente è lineare a sinistra e antilineare a destra. Sesquilineare, antisimmetrica e definita positiva. Poi possiamo definire
un prodotto ermitiano, qualunque diciamo applicazione da CLN per CLN in C che goda di queste tre proprietà, però a noi questo non interessa. I prodotti ermitiani andiamo a vedere solo quello canonico, mentre i prodotti scalari ce ne possono stare altri oltre. Per adesso, per noi, è chiaro che anche qua ce ne possono stare altri, però per noi l'unico prodotto ermitiano che vediamo in questo corso è quello canonico, questo qua. È chiaro? Quindi prodotto scalare canonico si fa somma di x con y, i prodotto ermitiano canonico si fa somma di x con y coniugato. Sono due definizioni in contraddizione? No, l'una estende l'altra, perché pure il primo si faceva solo sui vettori di Rn. Quando vado a fare questo sui vettori di Rn mi esce il prodotto scalare normale. Questo qua, il coniugato, opera soltanto se i vettori hanno delle componenti, delle parti immaginarie, non nulle. È chiaro? Ok. Allora, vediamo in che cosa ci può aiutare il prodotto ermitiano. Allora, con l'ausilio del prodotto ermitiano canonico riusciamo subito a dimostrare che gli autovalori di una matrice simmetrica sono reali e che autovalori relativi ad autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali. No. Perché? Prima osservazione. Se x, y sono in CLN e A è una matrice CLN per N, che succede? Che AX ermitiano Y è uguale a X ermitiano A star di Y. A star non è altro che la matrice trasposta coniugata. Quindi A star IJ è uguale ad AJI coniugato. O fate prima il trasposto e poi il coniugato, fate prima il coniugato e poi il trasposto, viene uguale, tanto. Quindi perciò dico trasposta coniugata senza specificare bene, perché sono due, l'operazione di trasposizione, cioè scambiare righe e colonne, e l'operazione di coniugio commutano. Lo vedete da qua, no? Qua se scambio I e J e poi faccio il coniugato, faccio prima il coniugato e poi scambio il J, è la stessa cosa. Questa cosa, se la volete, la dimostrate per esercizio, ma è banale. Per quale motivo? Se vi ricordate, già avevamo visto quando la matrice era reale e x e y erano reali, allora avevamo già visto che portare la matrice dall'altra parte significava ottenere la trasposta. E mo che cosa cambia rispetto a prima? Che quando faccio il prodotto ermitiano a destra c'è pure il coniugio. Quindi se la voglio portare dall'altra parte non devo solo fare la trasposta, ma devo fare pure il coniugio. Se preferite, questo qui è somma di A, I, J, X con J, Y, I. Vedi che va da 1 a N e Y è coniugato. Ma questo dovete fare prima la somma su J qua, e poi dovete fare la somma su I qua, e questa è AX coordinata iesima, e poi dovete fare la somma su I di AX coordinata iesima per Y. Ma questo a che cosa è uguale? Io posso scambiare le somme, quindi mi viene somma per J che va da 1 a n di x con j per la somma per i che va da 1 a n di a i j per y i coniugato. Ma questo qua non è altro che la somma per j che va da 1 a n x con j
per la somma, da lì che va da 1 a n, questo non è altro che AJI coniugato YI coniugato, questo non è altro che la somma per J che va da 1 a n e la somma per I che va da 1 a n di A, J, I, Y, I tutto quanto scusate, questo è A, J senza coniugato, qua ci metto il coniugato e qua devo mettere il coniugato qua. Questo è, scusate, A trasposto J, qua A trasposto J coniugato. Quando ci mettevamo a trasposto avevamo detto ci dovevamo mettere la matrice trasposto J, A trasposto J coniugato, e poi qua X con I, e quindi questo non è altro che la somma per J che va da 1 a N, a X con I lo potevo mettere, lasciare prima, perché tanto I, e qua devo fare A star Y I coniugato. E qua lo motivo. Questo somma, questo era X con J, scusate, questo è X con J e quella X. Qua la somma su I cosa mi lascia? Mi lascia il prodotto di questa matrice per questo vettore coordinata a JS. Ma questa matrice non è altro che A star, poi c'è il coniugato fuori, sopra, e questo che cos'è? Non è altro che X ermitiano A star. Quindi questa è la dimostrazione che ho fatto. Si tratta di fare due passaggi. Tutto qua. Sviluppare le... e ricordarsi la notazione che abbiamo stabilito. Semplicemente questo. Ok. Allora, quindi l'osservazione fondamentale è che se io porto la matrice dall'altra parte, adesso non ho la matrice trasposta, ma ho la matrice trasposta coniugata. La matrice trasposta coniugata si chiama aggiunta. A star si chiama matrice aggiunta di A. Rispetto a là. Adjoint matrix. Ok. Ora, chi è la matrice aggiunta? Nel caso reale è la trasposta, perché tanto se fai una matrice reale, fai la coniugata, rimane uguale. Quindi una matrice simmetrica com'è? È uguale alla propria aggiunta, se è reale. Una matrice simmetrica è reale. Le matrici che sono uguali alla propria aggiunta si chiamano autoaggiunte. Allora, definizione, scrivo qua sotto. A uguale A star, se solo se per definizione, A auto aggiunta. Essere una matrice autoaggiunta nel caso delle matrici reali significa essere una matrice simmetrica. Quindi le matrici simmetriche non sono altro che un caso particolare delle matrici autoaggiunte. Siamo fino a qui, non è niente di difficile. Abbiamo, se, non li tocco più i complessi, solo in questa occasione qua. Mi serve per fare adesso un paio di piccoli teoremi. Ok, ci siamo fino a qui. Allora, io adesso cancello la lavagna davanti e vado a dimostrare che gli autovalori di una matrice simmetrica sono reali.
Adesso capirete benissimo perché abbiamo dovuto fare questo. Allora, proposizione. A appartiene a R, N per N, e poi A è uguale alla trasposta, che se volete è uguale all'aggiunta. Questo è ovvio, perché la matrice è reale, quindi no? Siccome è ovvio non lo scriviamo. Poi, sia lambda un autovalore di A, allora lambda è un numero reale. Questo non è scontato, perché anche se le matrici erano reali, vi ricordate, gli autovalori potevano essere complessi. Allora, dimostrazione. Sia V in C alla N, io a priori non lo so che lambda è reale, quindi ci avrà un autovettore. Questo autovettore, se lambda fosse complesso, siccome la matrice è reale, lo devo tirare fuori dai complessi. Quindi prendiamo un autovettore relativo a lambda, cioè AV uguale lambda V, e V ovviamente è diverso dal vettore 1. È chiaro? Allora andiamo a fare questa andiamo a scrivere AV e il mediano V. Allora questo qui da un lato, anzi lo scrivo un po' più a destra, così il primo sviluppo lo faccio a sinistra. AV è il mediano V. AV chi è? Lambda V. Quindi posso sostituire, quindi posso scrivere lambda V è il mediano V. Ma io che cosa so quando vado a fare il prodotto del mediano? Che lambda passa fuori e V è il mediano V, che cos'è? La norma di V al quadrato. Cioè norma di V al quadrato per un vettore di C alla N è uguale a somma per I che va da 1 a N di V con I modulo 4. Se vi ricordate, questo era quello che veniva quando facevo X scalare X, somma di X con I modulo 4. V scalare V sarà somma di V con I modulo 4. Oh, però che succede? Che questo è anche uguale a V a star V. Cioè la matrice la posso scaricare dall'altra parte, però abbiamo detto se la scarico dall'altra parte mi esce l'aggiunta, ma l'aggiunta è uguale ad A. Perché A trasposto coniugato è uguale ad A, perché la matrice è reale, simmetrica. E quindi anche qui mi viene lambda V. Qual è il problema adesso? È che quando vado a tirare fuori lambda, lambda adesso sta a destra, quindi cosa esce fuori? Vi ricordate? Lambda coniugato. Il resto viene V, che è il mediano V, e quindi viene norma di V uguale. Quindi otteniamo che lambda norma di V uguale e lambda coniugato norma di V uguale sono uguali. Ma questa norma com'è? È maggiore di 0. Per quale motivo? Perché V non è il vettore nullo. Divido per dividendo per norma di V al quadrato si ottiene lambda uguale lambda coniugato. Fine di dimostrazione. Quindi vedete, tutto è stato concepito e congegnato per far funzionare questa cosa, quindi si capisce benissimo perché abbiamo dovuto fare estendere la definizione, se no non potevamo fare questa dimostrazione. Nel momento in cui l'autovalore è reale e tutti gli autovalori della matrice simmetrica sono tutti reali, l'autovettore pure è reale,
Per quale motivo? Beh, andate a risolvere questa equazione, questa è reale, vi viene, le soluzioni vi vengono. Ovviamente ci sono anche soluzioni complesse. Per esempio, se io prendo l'autovettore e lo moltiplico per i, mi viene, o per 1 più i, per qualunque, però diciamo, in realtà posso trovare autovettori con coordinate reali. Bene. Adesso andiamo a vedere la seconda proposizione. Qua cancello la dimostrazione, però lascio l'enunciato. Questa qua è la proposizione, chiamiamola 1, questa qua la chiamiamo proposizione 2. Allora prendiamo una matrice n per n simmetrica. Siano lambda e mu, o lambda diverso da mu, due autovalori distinti di A. Siano inoltre V e V doppio non nulli, tali che AV sia uguale a lambda V e AV doppio sia uguale a lambda V. Dico allora V è il mediano V doppio, Q scalare V doppio fa 0. Perché dico V è il mediano V2? Dipende, questi autovettori come li pigliate? Se li prendete a coordinate reali, questo è il prodotto scalare. Se li prendete a coordinate complesse, questo è il prodotto scalare. Oh, basta dire V è il mediano V2. Ok? Che significherà che quando li prenderemo reali, Q scalare V2 sarà 0. Qual è la dimostrazione? La dimostrazione anche qui è banale. Facile. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare lambda V e mediano V. Oh, vi ricordo che lambda e mu sono reali, perché la matrice è reale simmetrica. Quindi questo è uguale a lambda V doppio, questo è uguale ad AV doppio, perché AV è uguale a lambda V. Ma questo è anche uguale a V AV doppio. Veramente all'inizio sarebbe a stare, ma siccome a stare è uguale ad A, è uguale a V doppio. Ma questo a che cosa uguale a V doppio? Ma questo è uguale a V mu V doppio. E questo è uguale a mu V V doppio. Perché non ci metto il coniugato? Perché mu stavolta viene fuori da destra. Perché non ci metto il coniugato? Perché non serve, siccome mu è reale. Già sappiamo che mu è reale. Se volete fare tutti i passaggi, chiaro? Quindi cosa abbiamo ottenuto? Stavolta lambda meno mu v v doppio è uguale a 0. Allora noi cosa sappiamo? Cioè portato tutto quanto a primo membro è uguale a 0. Noi sappiamo che questo numero è diverso da 0.
stiamo in C, C è un campo, questo numero complesso è diverso da questo numero reale, è diverso da 0, che vuol dire? Che questo deve fare 0. Nel momento in cui il prodotto deve fare 0, legge di annullamento del prodotto, o si annulla questo, o si annulla questo. Questo non si annulla perché gli autovalori erano distinti, si deve annullare per forza questo. Quindi A le matrici simmetriche, ma più in generale le matrici autoaggiunte, sono molto particolari. Sono molto particolari. Hanno, per prima cosa, hanno autovalori solo reali. Gli autovalori a priori sono complessi, ma in realtà anche se la matrice autoaggiunta, gli autovalori sempre reali sono. La dimostrazione funziona tale qua. Chiaro? Autovettori relativi ad autovalori distinti sono ortogonali. Poi se vi ricordate, una matrice in generale, una matrice in generale una matrice in generale quando andavo a fare m a meno 1 a m non sempre potevo renderla diagonale. Questo discorso lo riprendiamo quando parliamo di cambiamenti di base diagonalizzabilità. L'abbiamo al suo accennato. Invece le matrici simmetriche sempre, sì. Non solo, posso farlo, già l'ho detto, ancora lo dobbiamo dimostrare, con matrici ortogonali. Più in generale, se la matrice fosse autoaggiunta, potremmo farlo con l'analogo delle matrici ortogonali, si chiamano matrici unitarie. Però noi questo su C non ci mettiamo più mano per adesso. Quindi facciamo soltanto che le matrici reali simmetriche si possono diagonalizzare con matrici ortogonali. Che è sostanzialmente, qua potete chiamarlo, diciamo, su alcuni testi è chiamato lemma di Schur. Però sostanzialmente è un altro modo, un modo più elementare di enunciare quello che si chiama teorema spettrale. Comunque, prima di parlare di teorema spettrale, rifacciamo il riepilogo fino a mo'. Vediamo se abbiamo ancora 10 minuti, penso di sì. Sì, ci abbiamo 4 ore prima della pausa. Allora, quindi facciamo a tempo probabilmente anche a dimostrare questo teorema spettrale. Allora, qual è il discorso? Noi abbiamo per prima cosa introdotto il prodotto ermitiano, cioè un'estensione naturale a C alla n del prodotto scalare canonico. Prodotto ermitiano canonico. Prodotto scalare canonico è un caso particolare di una forma bilineare simmetrica definita positiva. Il prodotto ermitiano canonico è una forma particolare, un esempio particolare di una forma sesquilineare, lineare a sinistra, antilineare a destra, antisimmetrica quando scambio, cioè esce il coniugio, e definita positiva. Ok? Perché mi è servito questo prodotto ermitiano canonico? Perché in questo modo, per prima cosa, ho osservato che quando faccio AV scala ermitiano V doppio, se voglio scaricare la matrice dall'altra parte, stavolta non esce la matrice trasposta, ma esce la matrice aggiunta, cioè la matrice trasposta propagata. Quindi AV ermitiano V doppio uguale a V A star V doppio, cioè dove A star è la trasposta propagata. Ok? Bene. Detto questo, partendo da questo, siamo riusciti a vedere che per prima cosa
una matrice reale simmetrica deve avere per forza due valori reali, e per seconda cosa che gli due autovettori relativi a due autovalori distinti sono per forza ortogonali. Questa è una proprietà di struttura molto forte, molto forte. Okay. Allora, vi faccio capire perché. Se io devo cercare gli autovalori e gli autovettori di una matrice, in generale ho ben poche indicazioni. Perché possono stare su tutto C. C ho un campo, un piano enorme. Pensate a trovare una nave in mezzo al mare se non c'avete un radar, qualcosa che la possa localizzare. Non è per nulla facile. Ci sono dei modi per trovare l'autovalore di massimo modulo, eccetera, però diciamo comunque qualcosa si può fare, però trovare gli autovalori e i relativi autovettori è difficile, anche perché mettiamo che tu trovi un autovalore e un autovettore. Una volta che hai trovato un autovalore lambda, è facile trovare l'autovettore, basta andare a risolvere AV uguale lambda V. Fai un check up e ti trovi gli autovettori. Ok? Relativo al lambda. Il problema è che una volta che ne hai trovato uno, non è detto che trovi il secondo, il terzo, il quarto. Perché? È che non sai dove stanno. Allora, che cosa cambia invece con le matrici simmetriche? Prima di tutto, tu avevi il piano complesso, e gli autovalori invece di stare su tutto il piano complesso, sai che stanno sulla retta reale, stanno qua. Beh, è una bella, diciamo, stai restringendo parecchio la zona dove lo devi andare a cercare, no? È come se tu sapessi che devi cercare un assassino che sta in una città enorme, una megalopoli, e tu sai che sta sulla via principale. Già è qualcosa. Poi, supponiamo che tu sappia che l'autovalore di massimo modulo è 10 o meno 10, modulo. Perché ho detto c'è un modo di trovare quello più grande in modulo. Una volta che sai che quello più grande in modulo è 10, tutti gli altri dove devono stare? Tra meno 10 e 10. E quindi cominci a ridurre il campo di ricerca, no? La zona di ricerca. Non solo, ma una volta che hai trovato che il più grande, chiamiamolo lambda grande, no? Quindi sta tra meno lambda e lambda, e mettiamo che hai trovato il primo, tu cosa sai? Che tutti gli altri, allora il primo poteva, l'autovettore relativo poteva stare in tutto Rn, gli autovettori sono reali perché la matrice è reale, gli autovalori sono reali, ma nel momento in cui sai che il primo ha una certa direzione, tutti gli autovettori relativi agli autovalori distinti dove staranno? Saranno nell'ortogonale, già sei sceso di dimensione. Se stavi in dimensione 7, vai in dimensione 6. Se stavi in dimensione 1 milione, stavi in dimensione 999. E così via. Allora, agendo in questo modo, è facilissimo scrivere, ovviamente non per voi, ma lo faccio magari a un corso leggermente più avanzato, è facilissimo scrivere un algoritmo in mezza pagina, che data qualunque matrice, anche 100.000 per 100.000, prendete, la mettete in MATLAB, ovviamente avete il problema se la memoria vi regge, perché 100.000 per 100.000 sono parecchi numeri, però se ci riuscite a mettere in MATLAB, magari pure una matrice sparsa, quello che volete voi, però una volta che ce l'avete caricata, con questo script di mezza pagina, MATLAB in 3 minuti vi tira fuori tutti e 100.000 gli autovalori e tutti i 100.000 autovettori.
cioè vi tira fuori tutti i 100.000 autovalori, compresi eventualmente se ci sono autovalori doppi, no? O tripli, per esempio vi dice, che ne so, 10, se 10 è un autovalore multiplo tre volte, lo stampa tre volte. E poi, corrispondentemente a questo, per ogni autovalore ci metti un autovettore e fai in modo che tutti gli autovettori siano ortogonali. Quindi, per fare questo, per una matrice 100.000 e 100.000, matto, ci metterà 3 minuti. È una cosa enorme, perché la matrice 100.000, vabbè, facciamo 1000 per, ma pure 1000 per 1000. 1000 per 1000 sono 1000 di numeri. Quindi MATLAB deve fare un sacco di conti. In realtà in questo modo ne fa un bel po', però in 3 minuti ce la fa. 1000 per 1000 sicuro ce la fa. Se la matrice invece non è simmetrica, e allora sono dolore di pancia. Il primo autovalore più grande in modulo ve lo trova, quello più piccolo in modulo pure ve lo trova, poi comincio a fare un po' di... puoi fare qualcosa, ci sono degli algoritmi che puoi fare, però diciamo che dopo mezz'ora va trovato forse 10 autovalori, 20 autovalori. Però se la matrice era 1000 per 1000 non stiamo a niente. E più va avanti peggio è, perché più va avanti quegli autovalori che non ha localizzato saranno quelli più difficili da localizzare. Per esempio è molto difficile localizzare gli autovalori se ce ne sono a gruppi vicino, no? Tu ne vedi uno, ma per vedere gli altri hai problemi, è come dire uno nasconde gli altri. Quindi questo è quanto. Ora abbiamo 6 minuti prima della pausa, andiamo a enunciare, io lo chiamo lemma di Schrödinger, preferisco chiamarlo così. Andiamo a enunciare e dimostrare il lemma di Schrödinger. Poi nella seconda ora andiamo a vedere perché tutto quello che ho fatto fino a qui è importante. Questo lo discutiamo dopo. Allora, tra l'altro per quelli di civile l'equazione che dà il polinomio caratteristico si chiama anche equazione secolare, quindi è un'equazione molto molto importante in scienza delle costruzioni. Ok, allora cosa dice questo lemma di Schrödinger? Oh, ce ne sono due di lemma di Schrödinger in letteratura, quindi se cercate il lemma di Schrödinger su Wikipedia esce un'altra cosa. Quindi il lemma di Schrödinger per le matrici. Allora, sia A appartenente a Rn per n, A uguale A trasposto, quindi matrice reale e simmetrica. Allora, esiste M appartenente a Rn per n tale che M trasposto è uguale a M a meno 1, M è ortogonale, e m a meno 1 a m, che ovviamente è la stessa cosa di m trasposto a m, viene una matrice D, cioè diagonale, viene, qua ci mettiamo lambda 1, lambda n, 0, dove lambda 1, lambda n sono gli autovalori. Quindi io riesco, si dice, a diagonalizzare. Diagonalizzare significa che faccio m-1 a m e mi esce una matrice diagonale.
riesco a diagonalizzare A con la matrice M, ma com'è la matrice M? È una matrice ortogonale, quindi riesco a diagonalizzare la mia matrice reale simmetrica con una matrice ortogonale, il che significherà che io ho, girando in maniera rigida la base a meno di un ribaltamento, perché la matrice ortogonale possa avere anche determinanti uguali a meno 1, sappiamo, ma a meno di un ribaltamento, girando la mia base in maniera rigida, ottengo che nella nuova base la matrice si scrive come una matrice diagonale. Ok, allora questo è il lemma di Schur. Ora ci fermiamo 5 minuti, poi andiamo a fare la dimostrazione di questo lemma e andiamo a vedere perché è importante.